i mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte, ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia. È vero che la realtà spesso supera la fantasia? Sì, anche perché dalle mie esperienze personali mi sono trovato quasi sempre di fronte a fatti, a fenomeni, a personaggi che io non avrei osato a volte nemmeno immaginare. Io ti posso, se tu vuoi, posso citare. Io voglio, sì. Tu forse conosci la storia di Placido Rizzotto. Sì, certo. Placido Rizzotto era un sindacalista pazzo alla maniera nobile del termine, il quale si illudeva negli anni 40-50 di poter redimere i poveri di Corleone e come un pazzo andava all'occupazione delle terre, con delle bandiere tricolori, delle bandiere rosse, guidando folle di contadini affamati per l'occupazione del latifondo. E evidentemente era un uomo che dava molto fastidio al potere, alla proprietà, al padrone, perché in effetti espropriava le terre, sia pure poi abbandonandole, costretto ad abbandonarle perché non c'era acqua, non c'erano strumenti di lavoro, non c'erano case. Però era un uomo che gettava il seme della rivolta in un luogo, in una terra, in un territorio dell'isola che era stato sempre tradizionalmente dominato dalla mafia. E accanto a lui, ecco la cosa stupefacente, camminava, correva, perché i rivoluzionari corrono secondo tradizione, dietro alle bandiere rosse e alle bandiere tricolore, seguiti da queste torbide contadine, una ragazza che, diciamo, il mito descrive scarmigliata, bella, alta, bruna come le siciliane, come un'Anita Garibaldi. Ed era la sua fidanzata, si chiamava Leoluchina Sorisi. E lavorava con lui, si batteva con lui, lottava con lui, occupava le terre insieme ai contadini. Finché un giorno Placido Rizzotto scomparve. Placido Rizzotto è uno degli eroi dimenticati. Io qui vorrei fare una piccola parentesi, ti chiedo scusa ancora. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Lottano alla loro maniera, naturalmente. Il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi 3 o 4 anni sono tutti siciliani. Gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani, con l'esclusione dalla Chiesa soltanto, il quale tutto sommato era anche lui un siciliano perché era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo. Ecco, Placido Rizzotto era uno di questi eroi siciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione pubblica italiana. Placido Rizzotto scomparve e morì come credo nessuno sia morto, nel modo più orrendo possibile. Venne precipitato in fondo a una spelonca del Monte Busambra, un precipizio, una voragine di 300-400 metri, e ritrovato dopo 2 anni, venne precipitato giù vivo e incatenato, cioè morì di fame e divorato dalle bestie della campagna. E quando i carabinieri e gli speleologi tirarono su questi miserabili resti umani che venivano identificati, credo attraverso una catenina che ancora quei resti avevano al collo, era presente Leoluchina Soris che riconobbe il cadavere. E disse, riferiscono le cronache dell'ora, disse sicilianamente una cosa molto bella che io da siciliano non condivido ma che amo, proprio poeticamente amo: chi ti uccise io gli mangerò il cuore. Passò del tempo, si seppe che l'assassino, comunque il mandante dell'assassino, o si ritenne di sapere che il mandante dell'assassino era Luciano Ligio, il quale era il Napoleone della mafia, il potere insorgente della mafia. Ed era inafferrabile, era una primola rossa. Beh, Luciano Ligio venne catturato in casa di Leoluchina Soris, nel letto di Leoluchina Soris, accudito e curato da questa donna. Non che ci fosse un rapporto umano, che però era nella sua casa. Io ho cercato questa donna, l'ho cercata a Corleone, l'ho cercata dovunque, da tutte le parti, non l'ho trovata più. Ecco, qui la realtà va oltre qualsiasi immaginazione. Perché una donna che
innamorata di un uomo che assiste alla sua fine e ama anche la sua maniera di morire, poi può far tenere dentro la propria casa e curarlo e accudirlo e nasconderlo all'uomo che si presume lo abbia ucciso. Tu hai fatto una conoscenza diretta del mondo della mafia come giornalista? Sì, ho conosciuto diversi personaggi dell'una e dell'altra parte, attraverso quelle che erano le cronache, le inchieste, le indagini che andavamo conducendo e che puntualmente abbiamo riferito sui nostri giornali. Chi ricordi di più di questi tipi? Dei vecchi mafiosi, per esempio? Sono cambiati? Un uomo, sì, meno, c'è un abisso, anche questa è una grande confusione che si fa fra la mafia qual era 20 anni fa, 15 anni fa e quella che è oggi. Allora il mafioso per eccellenza era Gengo Russo. Io sono stato a casa di Gengo Russo e, mi si perdoni il termine, ho avuto, con molta ironia lo dico, ho avuto l'onore di essere stato l'unico a intervistare Gengo Russo, ad avere da lui un memoriale da lui firmato che cominciava "Io sono Gengo Russo, il re della mafia". Gengo Russo era un uomo il quale governava il territorio di Mussomere dove da 20 anni non c'era, non dico un omicidio, ma uno schiaffo. Cioè non c'era un furto, dove tutto procedeva nell'ordine e nella legalità assoluta, era la vecchia mafia agricola, la quale governava un territorio e aveva una forza straordinaria che il mondo dell'oro non poteva ignorare. Governava 15, 20.000, 30.000, 40.000 voti di preferenza di una parte della provincia. E nessun uomo politico poteva ignorare questa potenza determinante, perché bastava che Gengo Russo spostasse, non da un partito all'altro, ma all'interno dello stesso partito, quella massa di voti per determinare la fortuna o l'infelicità di un uomo politico. Ecco perché poteva andare alla regione siciliana e spalancare con un calcio la porta degli assessori, perché lui era il padrone. Solo che poi dopo la società corse avanti, si modificò tutto, i mafiosi non furono più quelli come Gengo Russo. I mafiosi ora non sono quelli che ammazzano, quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello. Si fanno i nomi di, non lo so, io non li conosco personalmente, dei fratelli Greco. Si dicono che siano i mafiosi vincenti a Palermo, i padroni della mafia, i governanti, i governatori, i viceré della mafia, non è vero. Loro sono anche loro degli esecutori, sono nella organizzazione, stanno al posto loro e fanno quello che gli altri, non lo so. Adesso io parlo di persone che sono incensurate, quindi presumo secondo l'accusa. L'America, i nostri compatrioti all'estero, che parte giocano in tutta la faccenda? Ma la loro parte è senza dubbio importante, cioè loro sono gli apportatori di masse di denaro incredibili, ma io ritengo che la loro parte soprattutto sia in quello che oramai è l'argomento fondamentale della strategia mafiosa, cioè il mercato della droga. Io ho fatto delle indagini piuttosto sommarie, devo dire, che può fare chiunque, mi sono reso conto di quello che attualmente è la struttura finanziaria della mafia. Ci sono, questi sono degli studi, va bene, che chiunque può leggere. Esistono attualmente al mondo circa 100 milioni di drogati. La cifra è molto più alta, ma ufficialmente sono quelli. 1 milione dei quali muoiono ogni anno per overdose. 10 milioni restano definitivamente inabili a qualsiasi altra attività umana e questi, gli altri 90 milioni che restano vengono continuamente aumentati di numero. Cioè, si presume che consumino questi 100 milioni di persone che vivono soltanto nel mondo occidentale circa dalle 15 alle 20 mila lire al giorno di droga. Secondo calcoli piuttosto banale, piuttosto facile, basterebbe una macchinetta, si tratterebbe di qualcosa come 100 mila miliardi l'anno, i quali vengono maronati quasi esclusivamente dalla mafia. Ora io mi sono posto questa domanda che credo si sia posto qualsiasi persona che costretta per motivi professionali o per passione politica oppure per pura umanità a interessarsi del problema. Una organizzazione alla quale riesce a manovrare 100.000 miliardi l'anno, e sono più se non erro del bilancio di un anno dello Stato italiano, è in condizione di armare degli eserciti, è in condizione di possedere delle flotte, di avere un'aviazione propria. Difatti, in effetti, sta accadendo che la mafia si sia oramai pressoché impadronita, almeno nel Medio Oriente, del commercio delle armi, del mercato delle armi. Ecco, gli americani contano in questo, però neanche loro avrebbero cittadinanza in Italia come mafiosi se non ci fosse il potere politico finanziario che consente loro di esistere, perché questi, diciamo che di questi 100.000 miliardi un terzo, un quinto resta in Italia e bisogna pure impiegarlo in qualche modo, bisogna riciclarlo, ripulirlo, reinvestirlo. E allora ecco le banche nuove, questo pullulare, questo proliferare di banche nuove dovunque, che servono per riciclare. Il generale della Chiesa l'aveva capito, questa era stata la sua grande intuizione, quello che lo portò alla morte, che
era dentro le banche che bisognava frugare, perché lì c'erano decine di migliaia di miliardi insanguinati che venivano immessi dentro le banche e ne fuoriuscivano per andare verso opere pubbliche. Io ritengo che molte chiese siano state costruite con appalti avuti da denari mafiosi insanguinati. Il padrino è quello raccontato da Mario Puzo o è un altro tipo? Sì, in parte penso che sì. È un uomo saggio e crudele, il quale ha saggezza su tutto e una crudeltà senza limiti, disposto ad ammazzare o a far ammazzare anche il figlio se dovesse essere il caso. Per il mafioso è una causa, per Gengo Russo la mafia era una causa. Per il mafioso moderno, nella mafia moderna non ci sono padrini, ci sono grandi vecchi, i quali si servono della mafia per accrescere le loro ricchezze. Questo è un dato che spesso viene trascurato. L'uomo politico non cerca attraverso la mafia soltanto il potere, cerca anche la sua ricchezza personale, perché dalla ricchezza personale ne deriva potere e deriva la possibilità di avere sempre quei 150.000-200.000 voti di preferenza. Perché purtroppo la struttura della nostra civiltà politica è questa. Chi non ha soldi, 150.000 voti di preferenza, non riuscirà ad averli mai. Una volta si diceva che la forza dei mafiosi era la capacità di tacere. E adesso? Io sono d'accordo con Nando Dalla Chiesa. La mafia ha acquistato una tale impunità da essere diventata persino tracotante. Le parentele si fanno ufficialmente, non è che ci siano... Sì, certo, va bene, si cerca di ritirar fuori le mani, di tenerle in alto quando c'è qualcuno che sta per essere ammazzato. L'alibi personale, l'alibi morale. Ma non credo che ci sia questa paura, questa necessità di far silenzio. Io ho visto molti funerali di Stato. Io dico una cosa della quale io solo sono convinto che può anche quindi non essere vera. Ma molto spesso gli assassini erano sul palco delle autorità. Come sono le donne dei mafiosi? Quasi inesistenti, io non ne ho conosciuta alcuna. Ho conosciuto le donne delle vittime dei mafiosi. E loro sono delle donne straordinarie. Che cosa vuol dire essere protetti, secondo il linguaggio dei mafiosi? Essere protetti significa poter vivere dentro questa società. Io ho letto una intervista esemplare nei giorni scorsi a quel signore di Torino che ha corrotto tutto l'ambiente politico torinese. E diceva una cosa che è fondamentale, cioè è una legge mafiosa che è stata esportata, è venuta su dalla Sicilia e fa parte ormai della cultura nazionale. Non si fa niente in Italia se non c'è l'assenso del politico e se il politico non è pagato. Ecco, noi viviamo in questo tipo di società e in questo tipo di società la protezione è indispensabile se qualcuno non vuole condurre la vita da lupo solitario, che può essere anche una scelta e può essere anche affascinante, essere soli nella vita e non avere né aderenze né protezione da alcuna parte, orgogliosamente soli fino all'ultimo. Questa può essere una scelta, ma 60 milioni di italiani non potranno farlo. Non hanno questa vocazione alla solitudine. Secondo voi, che cosa bisognerebbe fare per eliminare questo fenomeno? Fava. Ma tu fai una piccola domanda che avrebbe bisogno di un'enciclopedia. Cioè, io posso dirti soltanto che, a mio parere, tutto parte da una assenza dello Stato e dal fallimento della società politica italiana. Bisogna ricominciare da lì. Cioè, forse è necessario creare una seconda Repubblica in Italia. È tempo di creare una seconda Repubblica che abbia delle leggi e una struttura di democrazia che eliminino il pericolo che il politico possa diventare succubo o di se stesso, della sua avidità o della ferocia degli altri o della paura, o comunque in ogni caso che possa essere soltanto un professionista della politica. Tutto nasce da lì, dal fallimento della politica e degli uomini politici e della nostra struttura politica e forse della nostra democrazia così come noi l'abbiamo in buona fede, appassionatamente costruita e che ci si sta sgretolando fra le mani. Dovremmo ricominciare da lì.